Mari e laghi molisani godono di buona salute. Disco verde da Legambiente e goletta verde dopo il monitoraggio dei campionamenti effettuati lungo le coste e le acque interne. Tre i punti del litorale sotto controllo, la spiaggia Sant'Antonio e la foce del Sinarca a Termoli e la foce del fiume Trigno nel comune di Montenero di Bisaccia. Tutti e tre sono risultati entro i limiti, un ottimo risultato visto che l'anno scorso il punto della foce del fiume Trigno era risultato fortemente inquinato. Promossi anche i campioni prelevati nel comune di Chiauci, in provincia di Isernia. Il primo è stato prelevato in località Civitelle, presso la diga, il secondo in località Fonte Casale, nel corso del fiume Trigno. I dati sono stati presentati questa mattina in una conferenza stampa che si è tenuta al porto di Termoli e nella quale il collega Emanuele Bracone ha raccolto le impressioni dei protagonisti con le immagini di Nicola Mastro Giuseppe. Quest'anno i tre punti che abbiamo monitorato con i nostri tecnici sono risultati tutti entro i limiti di legge, alcuni punti diciamo per poco sono risultati entro i limiti di legge e quindi questo ci induce comunque a non abbassare la guardia e lo ripetiamo, i nostri sono comunque un'istantanea del periodo in cui siamo passati e quindi bisognerà continuare a monitorare, a controllare, però ecco possiamo dire che anche probabilmente gli investimenti fatti nel campo della depurazione cominciano a dare i frutti. Il presidente di Legambiente Molise, Andrea De Marco, ha evidenziato il netto miglioramento della qualità delle acque alla foce del fiume Trigno. C'è un risultato molto confortante riguardo la foce del Trigno, ma riguardo la foce del Sinarca, sebbene siamo entro i limiti, abbiamo comunque 420 unità formanti colonie di Escherichia coli a fronte del limite minimo che segnala la foce inquinata di 500. Quindi, come diceva prima il presidente di Legambiente Molise Andrea De Marco, questa è solo una fotografia istantanea e dobbiamo tenere sotto controllo la situazione anche nei prossimi anni. Ma se oggi mari e fiumi sono puliti è anche grazie ai passi in avanti compiuti dal punto di vista del funzionamento degli impianti di depurazione. Per quanto riguarda il Molise devo dire che per noi l'anno 2022, quest'anno 2023 è stato un anno importante perché abbiamo iniziato a vedere effettivamente un avvicinamento al mondo tra virgolette della gestione dei rifiuti e dell'economia circolare sempre più attiva.